Allora, sei in diretta? Siamo già in diretta. Scusate, ero in diretta e non mi sono accorto che ero in diretta. Adesso che so che sono in diretta, il mio primo pensiero è la dunque quella lì si chiama Bibbia, come si chiama? Ah, Meloni. Dunque, la capo di Stato, signora egregia Meloni, col marito, no, il marito, tutto sbagliato, con l'amico, mi pare, no, come si dice, non mi ricordo, diciamo, non è scusato, l'amico. Noi abbiamo come capo di Stato questa persona che ci rappresenta all'Europa, al mondo. E quello dice, ti sento? Quello dice, non lo so, manco io, il mio compagno, ecco, il mio compagno. Ma è andata a scuola in Zietti, come al discorso. No, al diletto. Allora, care persone che mi state ad ascoltare, chi mi conosce sa che io le cose le dico, cioè dico la verità, anzi faccio concorrenza a quelli di sera, non mi ricordo il giornalista di ieri sera, non mi ricordo quello che dice tutta la verità, ed è vero. Anzi, quello non lo conosco personalmente. Però se lui mi vede per combinazione che non c'è da fare niente, dice, ma questo chi è? Allora si presentasse, perché noi siamo amici di pensiero, siamo amici, io la penso come a lui, lui la penso come a me, ci pensiamo, pur non conoscendoci. E questa sera ho avuto il grande piacere di avere un amico, cioè l'unico, qui uno è te, e gli altri, no, gli altri mi hanno dato a casa loro. Uno solo, si chiama Michele Celle, ed è niente per po' di meno che di Altamura. Si chiama Altamura, perché quando entra le mura sono alte. E allora, ed è la brava persona, l'unico vero amico. Tutti gli altri sono di passaggio, ma sono amici, ma manco per cavolo. Sono in passaggio, sono conoscenti. Momento. Ne tenevo due in maniera particolare, ma quelli appartengono a quel che si mangia. In combinazione devo venire, così mangiamo assieme. Si mangia? No, non ci possiamo venire, abbiamo molto da fare. Sono due. Vorrei saperla, perché uno si chiama Giovanni, e l'altro si chiama, come si chiama? Non lo so, non mi ricordo, ma è non mi ricordo. Comunque sono questi due, che nel caso mi dovessero sentire, è vero che qua non si manca, ma se nel caso mi dovessero sentire, hanno sentito e si regolassero. Non si sono mostrati amici, conoscenti, e adesso sono conoscenti sconosciuti, sono conoscenti sconosciuti. Mi sa spiegare? Allora, dato che vai, io vado in diretta, no, che no, in diretta, come si dice tecnicamente in diretta, tecnicamente non mi piace manco tecnicamente, perché c'è un termine esatto che si usa per il contemporaneamente, mentre ve lo dico un altro giorno, ma non mi ricordo come si dice con precisione. Dunque, comunque è mio dovere, quando entro in casa degli altri, salutare cordialmente tutti, conoscenti, non conoscenti, sconosciuti, bambini, anche bambini, perché io non dico mai, in italiano si dice porcate, non le dico mai queste cose, sono sempre stato attento a come parlo, specialmente perché so che in ogni caso potrebbe esserci un bambino. E dato che io sono stato pure un bambino, voi non ci credete, sono stato bambino. E da bambino mi rispettavo, cioè andavo vicino allo specchio e dicevo, sapete come mi chiami? Non lo sapete, Franco. Franco, ricordate che devi rispettare i bambini tutti, da quando nascono fino all'oltretomba. Che poi a me non è che ci vuole essere, perché io ho leggermente, ho appena 98 anni, un ragazzino. 98 anni, tra 2 anni ne avrò 100, tra 10 anni 110,
Ah, voi credete che io amo lì? No, mi dispiace per voi, vi deludo. Non devo morire per il momento, perché sono in contatto con l'aldilà, no? Comunque, sono in contatto. Poi ha detto, no, per il momento qui da noi non ti vogliamo. Rimani sulla terra e rompi le scatole ai terrestri. Chiaro? Beh, adesso non voglio abusare, vi ringrazio di avermi ascoltato, chi mi ascolta, chi non mi ascolta, ringrazio pure lui, ringrazio tutti quanti. E soprattutto ringrazio il mio unico amico, vi ricordo, un certo Michele, una persona per me, educata.